Sono certo che il bilancio è migliorabile, ma molti dei 1.600 emendamenti si autoeliminano. Noi abbiamo individuato entrate ed uscite. Se poi qualcuno vuol fare del bilancio un libro dei sogni e pieno di slogan, faccia pure, ha detto il governatore Crocetta ieri in conferenza stampa a Palermo per presentare il nuovo accordo firmato dalla regione con la Lukoil, compagnia petrolifera russa del magnate Vagit Alekperov, che intende aprire un nuovo stabilimento nel siracusano con un potente investimento. Siamo da tempo a rischio default, ma non andremo in default. Non saranno ammessi emendamenti senza copertura finanziaria. Saremo intransigenti. Quando gli emendamenti non hanno copertura finanziaria sono illegittimi. E anche se dovessero essere ammessi, può darsi che poi li impugni il commissario dello Stato, ma anche se non li dovesse impugnare, poi non potranno essere spesi perché la legge ci vieta di spendere risorse laddove non c'è copertura finanziaria. Quindi un invito a tutti di valutare la portata degli emendamenti e di vedere veramente di farle secondo la legge, cioè laddove è prevista un'uscita si deve prevedere un'entrata. Ricordo questa mane. Questi mesi